La settimana del drone è un'iniziativa che noi di Salento Droni abbiamo voluto proporre come una delle tante che fino ad oggi abbiamo già realizzato, sposata immediatamente dal direttore del centro commerciale di Cavallino, iniziativa che punta a schiarire tutte, diciamo, quei dubbi e quelle complessità che regolano questo mondo molto affascinante, che tra l'altro ha degli sbocchi pazzeschi. Spero che questa iniziativa possa trovare diciamo, forte riscontro anche da parte degli appassionati di questa disciplina chiamata drone racing, una disciplina che ad oggi anche lì trova mille difficoltà. Pensiamo già all'affitto di alcune strutture dove poter sviluppare in assoluta sicurezza questa disciplina. Parlo di capannoni dove poter mettere in sicurezza e poter portare avanti questa che è una disciplina che già nei campionati mondiali genera molta attenzione e molto interesse. Mi piace immaginare Salento Droni come un faro dove chiunque si voglia illuminare di questa luce possa trovare in noi tutte le risposte che cerca in questo mondo veramente così complesso e che disorienta molto. I droni bisogna pensarli non soltanto come un gioco, ma anche per il lavoro per i giovani, anche meno giovani, che si vogliono dedicare al mondo dei droni, al mondo diciamo del futuro. Presto avremo naturalmente la riconferma della scuola, dove chiunque potrà attingere a fare l'attività scolastica e a diventare un pilota APR, cioè un pilota di aeromobile a pilotaggio remoto, con una licenza di volo. La sicurezza nel pilotare questi droni, questi mezzi, è una cosa fondamentale. Bisogna operare sempre in sicurezza. E ovviamente da qui il consiglio che do è che bisogna ovviamente rispettare certe norme ovviamente fondamentali per quanto riguarda l'idoneità sanitaria per il pilotaggio. La cosa fondamentale è avere un parametro visivo fondamentalmente idoneo, ma soprattutto avere anche quella psicologia, quella sanità che ovviamente deve portare a pilotare un drone in sicurezza, perché ovviamente è sempre un'arma da non sottovalutare. Dai, 1, 2, 3, foto fatta, vai!